Eccoci qua al Muratoria Park con Lando Barbagli per la presentazione dei pitch, l'ultima presentazione dei pitch in vista del Selection Day di mercoledì qui al Muratoria Park. Qui, oltre a Massimo Analicchio, anche un esperto mette a dare sostegno ai team preselezionati, ma cominciamo a parlare subito della tua esperienza anche oltreoceano sul tuo profilo Twitter, perché noi ti abbiamo stalkerato chiaramente. C'è una dicitura molto interessante: American Italian Startup Founder with two exit under my belt. Sì, esatto, questo si rifà un po' alla mia ultima startup venduta nel 2016 a una società che si chiama Peel Technology. Avevamo una tecnologia che permetteva di registrare show televisivi o live event attraverso digital ads, quindi metteva in contatto, diciamo, l'utilizzatore finale, la persona che incontrava l'advertisement in una forma digitale attraverso un call to action di VR che gli permetteva di preregistrare quello show live event nel proprio videoregistratore, quandunque questo sarebbe andato in onda. Peel era uno dei nostri clienti, diciamo la maggior parte dei nostri clienti erano creatori di contenuto, quindi quei 270-280 canali televisivi statunitensi che generano contenuto. E poi in alternativa abbiamo scoperto che c'erano anche quelle che vengono chiamate negli Stati Uniti Content Discovery Platforms, che sono quelle app dove gli americani vanno a scoprire cosa c'è in onda nelle settimane, nei giorni, nelle ore successive. E quindi questi signori ci utilizzavano per embeddare il nostro call to action nella loro guida. Cliccando semplicemente quel tab permettevi all'americano di qualunque territorio di andare a preregistrare quello show nel proprio videoregistratore. Questi signori appunto ci avevano già un po' da tempo chiesto se eravamo interessati a fare una exit, aprire una conversazione con loro, quando il tempo si è maturato e quindi circa la metà del 2015 abbiamo iniziato a negoziare con loro un exit che si è poi completata appunto nel 2016. Ecco, quindi esperto sicuramente di questo settore, avendo vissuto anche l'esperienza americana, cosa ti senti di dire agli start-up italiani e al settore in generale start-up in Italia? Ma consiglio a tutti di pensarci molto molto bene per iniziare una startup, di violentare l'idea di stressarla da tutti i punti di vista. Perché fondare una startup è un impegno emotivo psicologico molto molto grande, nel senso noi in 4 anni e mezzo abbiamo messo a rischio qualunque cosa avevamo, non soltanto i nostri risparmi, ma le nostre relazioni personali, le nostre relazioni familiari. Quindi il mio consiglio è di non lasciarci troppo emotivamente coinvolgere dall'idea e cerchiamo di fare in modo autonomo e anche grazie ai nostri amici e familiari, gli avvocati del diavolo. Cioè, in altre parole, voglio dire, prima di abbracciare un'idea, abbracciarla full time, assicuriamoci che abbia una possibilità di poter funzionare.